Buon pomeriggio Sara, in questa splendida cucina anche oggi vediamo delle prelibatezze dolci, più o meno dolci insomma. Raccontaci cos'è stato elaborato e fatto oggi. Qui alla scuola di cucina di Sara di Lodi, che tra l'altro è la sede unica della scuola, quindi i corsi si tengono esclusivamente qui e abbiamo persone che vengono da tutta Italia, Sicilia compresa. Infatti abbiamo il nostro Giuseppe in questo periodo che è qui dalla Sicilia per 9 giorni con noi all'intensivo di pasticceria. Siamo al sesto giorno. E quello che vediamo oggi è la produzione di 2 giornate. Durante l'intensivo la cosa bella è che si possono preparare anche dolci che hanno un inizio di preparazione il giorno prima e poi il completamento il giorno dopo. E questi 2 giorni sono stati dedicati ai dolci cosiddetti senza zucchero. Per dolci senza zucchero noi intendiamo dolci senza zucchero bianco di Barbabietola, ma con dei dolcificanti alternativi che sono praticamente dei superfood. Ti faccio intanto vedere quest'area che è completamente vegan. Cosa vuol dire vegan? Ricordo, vuol dire senza uova e senza latticini. Quindi questi dolci che vediamo in questo angolo sono senza uova, senza latticini e senza zucchero bianco. Questa è una tortina alla barbabietola, alla rapa rossa, cruda, perché la rapa rossa cotta poi ha un sapore e una texture che nei dolci diventa un po' stucchevole. Sopra c'è una bella glassa vegan a base di panna di macadamia che abbiamo preparato noi, colorata col succo di barbabietola. Questi sono dei funghetti, un dolcetto di carote vegano e crudista, e la glassa è crudista. E queste polveri che vedi sopra sono polveri di frutta crio essiccata. Cosa vuol dire? Questa polvere di lampone, per esempio, che c'è sopra, è essiccata a freddo in modo che tutte le vitamine sono rimaste. Proprio questi sono dei dolci che in India chiamerebbero dolci sattvici. Sono dei dolcetti a base di frutta secca, datteri e semi, ricoperti con queste polveri che sono veramente dei superfood. Sono delle bombe di vitamina C e di altre vitamine. Questi qui che vedi sul fondo sono rotolati nell'açaí, polvere di açaí. L'açaí è un frutto sudamericano proprio che è una bomba energetica e di minerali e di antiossidanti. La polvere è sempre lavorata a freddo, per cui mantiene tutto. Questi sono rotolati nella polvere di lamponi e questi sono rotolati nella polvere di mirtillo nero. Si possono congelare questi bonbon e tirare fuori per l'occasione, quando ne avevo voglia. Barrette fatte con il nostro muesli, eh? È un muesli eccezionale da cui abbiamo poi ricavato delle barrette che non contengono assolutamente uova, quindi sono passate in forno e tenute insieme solo dalla frutta essiccata. Pan dolce di castagne, vedete che non è un castagnaccio, è dolce a lievitazione lunga, la massa lavora tutta la notte con l'acqua fermentata e poi va in forno e otteniamo questo dolce alto interamente fatto con le castagne. Non ha la consistenza di un castagnaccio, voglio proprio farti vedere, vedi? Che è alveolato, questo castagno, perché è una nocciolina, naturalmente ha una certa consistenza, ma è alveolato ed è molto buono perché contiene appunto frutta secca e frutta essiccata, quindi è dolcificato con questa frutta. Queste roselline molto carine che sono con il cacao crudo e a base di patata dolce, la batata, quella rossa. Sono facilissimi da fare, congelabili, molto molto buone, anche aromatizzate con del cardamomo. Le tegole, ricordiamoci che anche negli zuccheri, chiamiamoli non zuccheri, ci sono quelli liquidi e ci sono quelli cristallini, che naturalmente rispondono e lavorano diversamente a seconda del dolce che stiamo facendo. Noi abbiamo usato lo xilitolo di betulla, quindi uno zucchero cristallino
che ci regge poi la struttura in cottura. Abbiamo un fantastico banana bread, non è la ricetta del libro, ma è una ricetta che abbiamo rielaborato, quindi contiene banane, farina di ciufa, una farina base quando si preparano i dolci senza zucchero. La ciufa è un piccolo tubero che è coltivato anche in Sicilia, è chiamato zigolo dolce, ma la zona vocata per la sua coltivazione è la zona di Valencia, è molto famosa lì la ciufa. Quindi la farina base è di questo tubero, la ciufa, poi c'è la banana, poi ci sono le noci pecan e le gocce di cioccolato fondente. Un dolce veramente straordinario, pur non contenendo zuccheri. Congelabile, è facilissimo da utilizzare. Abbiamo voluto creare anche una crostata senza zucchero. Questa crostata ha il guscio fatto con la farina di ciufa e sempre lo xilitol di betulla, che è uno zucchero cristallino, ed è la tipica crostata americana alle noci pecan, quindi cioccolato e noci pecan. Questa è veramente favolosa, anche se contiene una percentuale poi di zuccheri complessivi bassissima. Ricordiamoci che anche se non aggiungiamo zucchero, tutto ciò che sa di dolce contiene zuccheri, e gli zuccheri sono un universo molto complesso. I waffle al burro di pere, questo è il burro di pere che abbiamo preparato, delle pere essiccate come, diciamo, complemento, e questi waffle molto morbidi sono perfetti per la colazione della mattina e congelabili, sempre con base farina di ciufa che dà una dolcezza naturale. Abbiamo preparato una crema al cioccolato e fagioli a zucchi, tipica nella cucina vegana, tipica nella cucina giapponese. E poi abbiamo fatto i dorayaki e li abbiamo farciti con questa crema agli zucchi. Anche qui non c'è presenza di zucchero, quello che vedete sopra polverizzato è zucchero di betulla al velo, praticamente come polverizzato. E qui passiamo invece a due dolci con zucchero. L'intensivo di pasticceria prevede in questi 9 giorni che si tocchino un po' tutti gli argomenti, quindi abbiamo preparato un panettone di quinoa molto alveolato con gocce di cioccolato e zenzero candito. Domani vi faremo vedere il panettone grande. Voglio finire questa carrellata con il biscotto simbolo della pasticceria francese classica, che è la madeleine. Abbiamo riprodotto le madeleine utilizzando farina di quinoa, sono venute perfette, buonissime, la consistenza, tra l'altro sono molto facili da fare, e le voglio un po' eleggere a simbolo del percorso che sta facendo la nostra scuola e degli obiettivi e della visione della nostra scuola. Una cucina sana, salutare, ma soprattutto molto buona, perché non possiamo seguire un regime alimentare che ci priva di alimenti della nostra memoria se non sostituiamo con qualcosa di veramente buono, che ci convinca. La nostra memoria gastronomica è super radicata dentro di noi, familiare, nazionale, culturale, è molto molto radicata, quindi più riusciamo a ritrovare dei cibi che si riallacciano alla nostra memoria, ma con una valenza contemporanea, quindi di leggerezza, di non glutine, non intollerante o intollerante, addirittura celiaca, ovvero tutti questi tipi di persone non mangiano il glutine. Noi non mangiamo il glutine per scelta, perché è una scelta salutare, ormai l'abbiamo capito. Detto questo, vogliamo mangiare delle cose belle e buone. Dacci una breve idea di cosa farai nei prossimi giorni e domani, che so che sarà una giornata speciale. Sì, domani, 7° giorno dell'intensivo di pasticceria, affrontiamo il mondo delle meringhe. La meringa non è una, le meringhe sono tantissime. Faremo anche le meringhe vegane, quelle di acqua faba. Non faremo solo le meringhe, faremo anche dei dolci a base di meringa. Una giornata molto sfidante per noi domani. Chi si vuole iscrivere a queste lezioni può scrivere a me, alla scuola. Sono erogate sia su sabati e domenica, sia in un intensivo uguale a questo che faremo in aprile. Per oggi è tutto. È grazie, tutto. È tutto e tanto. Grazie, grazie.